Questo nuovo dispositivo esoscheletrico è stato progettato per prevenire il mal di schiena e per aiutare coloro che hanno problemi a tornare al lavoro. Siamo qui in Slovenia per vedere come è stato sviluppato e per testarlo in una fabbrica reale. Può sembrare un po' strano e ingombrante, ma questo nuovo prototipo di un progetto di ricerca europeo chiamato Spexor può preservarvi dallo sviluppo di dolori lombari. Quindi questo è un robot indossabile, un esoscheletro spinale, è attaccato al corpo umano qui sulle cosce, sul bacino e sulla schiena. Ha un giunto nell'anca e un meccanismo di autoallineamento. E ha un modulo spinale che si piega insieme a chi lo indossa e prende il carico della colonna vertebrale. Le aste in fibra di carbonio sul retro danno una spinta di sostegno, alleggerendo la schiena, mentre le molle sulle cosce garantiscono una piccola spinta sulle gambe. La tuta da 6,3 kg è passiva, mentre chi la indossa cammina e si attiva solo quando serve. Fondamentalmente sa cosa stai facendo, sa cosa stavi facendo e prevede in base alla probabilità cosa farai dopo. Questi ricercatori studiano come gli esseri umani piegano la schiena usando sensori corporei che emettono un ronzio quando si solleva qualcosa in modo errato. Usano questo sistema per insegnare alle persone a muoversi meglio e sostengono che un esoscheletro ha un ruolo importante nella prevenzione dei problemi. Conseguire le giuste tecniche nei movimenti quotidiani è il modo giusto per riuscire a rendere i muscoli più forti e agire correttamente. Ma a volte non si possono evitare queste forze dannose ed è qui che entrano in gioco altre soluzioni, come il supporto esterno. Finora abbiamo parlato della teoria, ma la pratica? I ricercatori sono venuti a testare il loro sistema presso la società di ingegneria Idria. I suoi 2000 dipendenti producono componenti per il settore automobilistico. L'esoscheletro trasferisce la forza dalla schiena del lavoratore alle gambe, dandogli una spinta. Cosa ne pensano i lavoratori? Spinge qui sul lombare. Qui ai lati. Si muove in modo elastico, la sensazione è davvero piacevole. Finché ridurrai il dolore alla schiena, alle gambe, alle braccia, sarò davvero felice. Guardare l'esoscheletro in azione in un ambiente di lavoro reale conferma che questo prototipo è troppo ampio e ingombrante. Stiamo già lavorando a un progetto in cui questi motori saranno sul retro, in modo che non ostacolino il movimento di chi li indossa. Con un design più ergonomico, i ricercatori ritengono che il loro esoscheletro possa fare la differenza, anche se credono che la sfida più grande sarà convincere i lavoratori senza mal di schiena a indossarlo. Se non si tratta di curare una malattia, se si tratta solo di prevenirla, allora è molto difficile per chi la deve indossare e accettare questa tecnologia. Di solito la si avverte come un peso prima di avere un problema. Una volta che il problema si presenta, allora si vorrebbe curarlo, ma poi è troppo tardi per i dolori lombari. Il passo successivo, un altro partner in questo progetto europeo che mira a trasformare il prototipo iniziale in un prodotto commercialmente valido che tutti possono indossare.